Ok. Salve a tutti, mi trovo al Tribunale di Trieste per seguire il processo di Riccardo Rasman. Sconsiglio alle persone facilmente impressionabili la prosecuzione della visione di questo video, visto che tra poco vi mostreremo le immagini di come è stato ridotto dopo il delitto, dopo questo delitto perpetrato da almeno tre agenti, fatti che si svolgono a Trieste ai danni di un ragazzo affetto da schizofrenia paranoide, malattia che contrae nel 92, 14 anni prima di morire. Durante il servizio militare, in seguito a pesanti atti di nonnismo che subisce nella caserma di Cordovado, una caserma militare di aeronautica, Riccardo in questi anni si è curato al centro di salute mentale di Trieste, quindi conosciuto, schedato e conosciuto anche da parte delle forze dell'ordine, visto che già nel 99, 10 anni fa, si erano presentate alla casa dei genitori in seguito alla segnalazione di un vicino di casa che si lamentava dei rumori molesti che avrebbe recato appunto Riccardo. Ebbene, arriviamo all'ottobre del 2006, periodo nel quale nel frattempo Riccardo ha acquistato un suo monolocale in questo palazzo nel quale vivono altre famiglie che hanno soggetti in cura al centro di salute mentale. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito degli spari, degli scoppi di petardo. L'usciere del palazzo, che si chiama Pollans, chiama la polizia per accertamenti, la polizia arriva, quattro agenti si presentano sull'uscio di casa di Riccardo, bussano, Riccardo non apre, chiamano i rinforzi, arrivano i vigili del fuoco armati di piedi di porco che forzano l'ingresso e a questo punto entrano nell'appartamento buio di Riccardo. Riccardo, essendo affetto da schizofrenia paranoide, il suo stato d'animo peggiore è quando appunto sa di essere aggredito o teme di essere aggredito da persone non conosciute, perché in questo modo si manifesta la malattia, cioè in manie di persecuzione. Perciò in quel contesto vive realmente ciò che già teme, ciò che già la sua malattia gli fa temere. Si vede aggredito da questi agenti che lo prendono, lo sbattono sul suo letto, lo picchiano. Un agente gli blocca un polso con una manetta, l'altro agente gli blocca l'altro polso con l'altra manetta e un terzo agente cosa fa? Gli lega con del fil di ferro le caviglie, perché evidentemente, essendo in stato di affanno e in stato di agitazione, Riccardo ha sicuramente una reazione inconsulta in quel momento. Legati i mani e i piedi, Riccardo rimane bloccato, ma gli agenti continuano a picchiarlo, tant'è che dall'autopsia emerge anche una ferita alla testa, presumibilmente inferta con un corpo contundente, forse con lo stesso piede di porco, non si sa. Fatto sta che a quel punto viene preso di peso in posizione supina e messo a terra, riceve dei calci alla schiena, vomita sangue, uno dei due agenti gli si siede sulla schiena e a quel punto Riccardo, bloccato, muore per asfissia posturale, perché nel frattempo le due manette gli sono state congiunte dietro alla schiena, per cui in quella posizione con uno seduto sopra la schiena non puoi far altro che morire di asfissia. Impiega un po' di minuti a morire Riccardo, non è che muore in un istante. Fatto sta che la tragedia si è compiuta, viene aperta un'inchiesta d'ufficio, titolare dell'inchiesta è il PM Pietro Montrone, che l'anno scorso, nel 2007, siamo più o meno ad aprile, chiede l'archiviazione del caso data l'eccezionalità della situazione e l'esigenza di difesa da parte degli agenti. Se non che invece una indagine presentata dalla difesa della famiglia Rasman, assunta dall'avvocato Giovanni Di Lullo, chiede l'opposizione dell'archiviazione, opposizione che viene accolta dal GIP. Il GIP convoca la prima udienza, che si tiene appunto l'anno scorso, nella quale è il PM stesso che, dopo aver letto questa indagine presentata dal legale di Rasman, dice: non stiamo qua nemmeno a discutere, ritiro io la mia richiesta d'archiviazione, perché secondo me da queste indagini emergono particolari che vanno approfonditi e quindi si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo ai danni di questi agenti. Per cui l'udienza è stata rimandata una settimana fa, sempre qui al Tribunale di Trieste. E il rito scelto dagli imputati è quello abbreviato, perciò il processo si tiene in camera di consiglio, alla presenza soltanto delle persone interessate, chiuso al pubblico e di conseguenza anche ai giornalisti, a meno che non siano gli stessi imputati a richiedere che il dibattimento sia pubblico. Si aspettava la sentenza che non è arrivata, si è dibattuto tutto il giorno, fin quando è arrivata la giornata di oggi, nella quale
è stata convocata la seconda udienza per decidere questa sentenza, sentenza di condanna che andiamo a sentire. Sì, sì, ha accolto in buona parte le richieste di tutti. Possiamo sapere, PM, scusi? Devi venire fuori la verità, devi venire fuori la verità. Che ricchi non va a buttare nessun petardo, devi venire fuori la verità. Adesso devi venire fuori la verità. Adesso li mettiamo tutti sulla... Non abbiamo vinto, stiamo tranquilli. Sentenza? Sì, e sono stati condannati i due capi pattuglia, il sovrintendente Miss e il sovrintendente Miraz, e l'assistente De Biasi, ed è stata prosciolta l'assistente Gatti. Condannati a quanto? Condannati a 6 mesi di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena. Cosa ha inciso nella sentenza? Cosa ha detto? Cioè, come mai questa decisione? La motivazione sarà resa entro 90 giorni, che aspetteremo evidentemente di leggere. Adesso è stato letto solo il dispositivo, con la dichiarazione di responsabilità di questi tre... Sono state accolte le richieste? Sono state accolte le richieste della pubblica accusa nella maggior parte. È stata prosciolta una delle 4 persone che sono intervenute per ragioni che adesso non siamo in grado ancora di valutare. Evidentemente è emerso che la sua partecipazione non è stata influente nel determinismo della morte, devo pensare io. Però questa è una cosa che dovremo valutare solo quando avremo le motivazioni. Signor Rasma, vuole dire qualcosa? Speravo in un'altra maniera, però almeno, no? Almeno che sia fatta una certa giustizia, perché è quello che posso dire, veramente abbiamo ricevuto un colpo troppo grosso per noi, no? All'età che abbiamo, con l'altro, un figlio che ha sofferto tanti anni, che io gli stavo sempre vicino e che ho fatto del mio meglio verso di lui in tutto e per tutto, è stato un colpo troppo grosso, e penso che hanno anche loro una coscienza da dire che hanno sbagliato, perché compagne cose mi ricordo solo in tempo di guerra. Allora veramente posso dire che Trieste un sollievo ci sta riguardo questo, perché almeno un po' di giustizia. Farete appello? Prego. Farete appello? Ma questo non so, bisogna per parlare con gli avvocati. Giuliana, questa sentenza? Spero che ci siano dei riscontri in futuro e che si possa fare piena chiarezza su tutto quello che non è stato parlato in queste udienze, perché si è parlato dei 4 poliziotti, però ci sono molte altre cose che devono essere chiarite riguardo al perché loro hanno agito in questa maniera, perché buttare giù una porta e massacrare una persona in questo modo... Riccardo non è morto per un collasso, Riccardo è morto per le botte in un lago di sangue, quindi ci devono essere delle spiegazioni perché loro hanno agito. Che voi non sapete dare, che voi non sapete dare. Ma ci sono, nelle stessi atti, ci sono scritte dai stessi poliziotti, e sono scritti determinate cose che gli avvocati già lo sanno, che dovrebbe essere fatto un processo a porte aperte, perché devono essere chiariti tanti altri particolari, perché non sono solo 4 poliziotti responsabili, per noi sono molte altre persone, compresi quelle della casa. Di cura? No, della casa dove Ricchi aveva questo monolocale. Questa sentenza allora com'è? Ma io non valuto la sentenza col peso delle condanne, valuto la condanna in sé, che secondo me ha un significato enorme e giusto, finalmente. 6 mesi per un omicidio? È un omicidio colposo, sono forze dell'ordine, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. Sulla misura della pena non mi piace espormi. Ma si pensa già all'appello o a che cosa? Si pensa, ma noi adesso vedremo, dato la motivazione della sentenza, noi sinceramente... Miravamo la condanna e il riconoscimento di una responsabilità penale per la morte di Riccardo Rasman, e questo secondo me è un dato di fatto importante sul quale si è lavorato. Non dimentichiamo che siamo intervenuti, che c'era una richiesta di archiviazione.
Quindi... Ma perché per le forze dell'ordine c'è un occhio di riguardo? Ma questo non sta mai a dirlo. Non, diciamo, è una questione di carattere politico sulla quale io non preferisco non entrare, io entro nella questione processuale. Diciamo che è sicuramente più difficile. Ecco, il processo è più difficile. Dunque sono due gli aspetti importanti di questa vicenda triste. Il primo è l'eccezionalità del fatto che il PM in sede di udienza ritiri la propria richiesta di archiviazione, e il secondo dato è questa condanna per omicidio colposo che, se da un lato pare irrisoria, essendo di soltanto 6 mesi per una vita umana, dall'altro configura in questa Italia comunque uno scenario nuovo, perché per la prima volta viene inflitta una condanna per omicidio colposo a un poliziotto. Non era mai successo prima e sembra che dalla casistica risulti una condanna per omicidio preterintenzionale. Questa sentenza finirà su tutte le riviste giuridiche e potrebbe cambiare il quadro anche per episodi in corso di trattazione o anche per episodi futuri. Allora, un anno fa il PM Montrone chiedeva l'archiviazione di questo caso e voi come gruppo regionale dei Verdi cosa avete fatto? Abbiamo pagato una pagina intera sul quotidiano locale, Il Piccolo, per poter dire quanto stava accadendo, in quanto le notizie, gli articoli che uscivano stavano molto attenti ai termini usati. Per esempio non c'era la parola uccisione. Riccardo Rasman è stato ucciso. Quindi vuol dire che Il Piccolo non ne parlava? Ne parlava però in maniera tale per cui rappresentava la realtà in maniera sfalsata. È una cosa è parlare di una persona che è stata uccisa, poi sarà il tribunale, sarà un giudice a decidere se in maniera volontaria, in maniera colposa, in maniera preterintenzionale. Quello non sta a me giudicare, ma a un processo, però è stato ucciso. Prima di pubblicarla il direttore del quotidiano Il Piccolo ha voluto che incontrassimo il legale del quotidiano perché andassimo a trattare parola per parola quello che si poteva pubblicare o meno. Nonostante fosse una pagina a pagamento, alcune parole non era possibile. Una di queste era che i 4 poliziotti avevano ucciso Riccardo Rasman. E che non volevano che fosse stampato? E non volevano che fosse stampato, e quindi dopo lunghe trattative abbiamo pubblicato comunque quello che ritenevamo importante dover dire, in maniera su alcuni passaggi edulcorati, perché altrimenti non sarebbe mai passata questa notizia nella maniera più opportuna. L'importo sborsato dai Verdi del Friuli Venezia Giulia sono stati 3.500 euro pagati a questo quotidiano. Adesso, dopo questa sentenza, ci si chiede comunque il perché rimane l'amarezza in bocca sui motivi di tanta ferocia e di tanta cattiveria nei confronti di un ragazzo incensurato che peraltro era sofferente e conosciuto in città per la sua malattia. A tal proposito non so se a questo punto ci sarà una richiesta d'appello, come avete potuto sentire dalle interviste. Vi lascio con queste poche dichiarazioni che ho raccolto dalla madre di Riccardo, la signora Maria. Per quanto mi riguarda è tutto. L'ASE era d'accordo. Quel che noi abbiamo scoperto non è solo polizia, là era tanti mandanti, perché Polanz lavora in ufficio del sociale del Domio, dove che Riccardo abitava, era ufficio Basaglia, allora là c'è tanti collegamenti, l'hai capito? Perché viene nascosti, e questi collegamenti mi devo pregare che vieni fuori, perché noi avevo la famiglia, la soffriva tanto che per 14 anni che Riccardo era malato del militare, in ultima ne l'ho ancora ammazzato. Noi invece, dopo invece che abbiamo tanto fatto, ne ammazzato anche nostro figlio, che noi eravamo contenti di curarlo e dargli tutto quel che gli serviva, ma non era nessuno che ne aiutava. Questo deve venire scoperto, deve venire scoperto, non può stare nascosto. Mio figlio non era un bandito, non mafioso. C'è in qualche luogo qualche denuncia che ha fatto qualche dun male?
mi che dica una roba. Lori che stava dietro un anno e mezzo, fino a che lo trovò solo. Perché non andava mai solo, andava con me, con mio marito, andava con la sorella, andava con mio marito. Mamma te viene su a pulirmi un po', visto che è sporco, e polvere, andiamo su la sera, pulimo, facciamo. Dopo andava la sorella, lui non andava mai solo. Ma quel giorno era con me e papà fino alle 7:30, e dopo sull'incrocio se che avevamo lasciato. Mamma se vedemo fra un paio di ore. L'aveva visto lei. Curare un figlio 34 anni e dopo sparire, che non te lo vedi più, una vergogna, questa è una vergogna, che abbiamo lasciato nostre terre a Porto Rose per venire a vivere in Italia più tranquilli qua e là. E invece qua in Italia ne ammazza il figlio che non sappiamo perché. Ombrillo per